un invito alla speranza. È il senso del messaggio che la dirigente scolastica dell'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco, Olimpia Tedeschi, ha voluto rivolgere attraverso i microfoni di TV City ai suoi studenti. Ci lasciamo alle spalle un periodo complesso, ma con la consapevolezza del ruolo che la scuola ha nella società. Una riflessione che lascia spazio all'ottimismo. Siamo fiduciosi. Cominciare in presenza ci ha caricato di entusiasmo, passione e gioia. Ieri l'inizio di questo nuovo anno scolastico, il terzo purtroppo ai tempi della pandemia, ma quest'anno si respira un clima di maggiore serenità, complice anche la campagna vaccinale. Sembra che quest'anno, anche come ha annunciato il ministro per televisione, sia un anno in presenza, e quindi già questa cosa di cominciare in presenza ci ha caricato di entusiasmo, di passione, di gioia. Molto importante ritrovarsi in presenza, alunni, docenti, personale, seppur nel rispetto di quelle che sono sempre le norme di prevenzione Covid, perché come ben sappiamo fino al 31 dicembre sono in vigore. I ragazzi sono sorridenti nelle aule, c'è stato questo bellissimo saluto iniziale sempre con i distanziamenti, abbiamo fatto l'accoglienza delle classi prime, della secondaria, delle classi prime primarie, delle sezioni iniziali dell'infanzia il giorno 14 e dal 15 poi sono entrati tutti gli altri. Come si può vedere dal cartellone che hanno realizzato, si parte per questo viaggio che è ancora un viaggio un po' tempestoso per il Covid, ma anche un viaggio pieno di sogni, pieno di promesse. La scuola ha pagato un caro prezzo per la pandemia e per mesi e mesi di didattica a distanza, non solo diciamo, sul piano della formazione, ma anche per tanti altri risvolti che i ragazzi hanno potuto vivere. Sicuramente lo scotto che abbiamo pagato come scuola è stato grande, però abbiamo anche cercato di reagire a questa situazione molto difficile usando tutti gli strumenti possibili, quelli della tecnologia, le famose attività in DAD, didattica a distanza, didattica integrata, e quello che abbiamo potuto fare è anche cercare di contenere in qualche modo i disagi dei bambini e delle famiglie e del personale attraverso l'attivazione dello sportello ascolto e quindi l'assistenza di questa psicologa che è riuscita attraverso i suoi contatti continui a rendere un po' meno complicato questo momento difficile. Questa parentesi dei quasi 3 anni di lockdown non può essere cancellata, ha lasciato dei segni molto forti, però ha anche fatto capire come sia importante il coltivare le relazioni, l'apprezzare la possibilità che abbiamo di vivere in presenza questo rapporto educativo e forse secondo me ha reso anche più consapevoli le famiglie di quello che è il ruolo che la scuola ha, un ruolo fondamentale nella società. È fondamentale sempre il rispetto dei protocolli sanitari, quindi nelle classi il distanziamento e l'obbligo di mascherina. Il distanziamento non è più così rigido come l'anno scorso, perché adesso non è più obbligatorio il metro di distanza, anche se è consigliato, e noi abbiamo cercato di rispettarlo. L'uso della mascherina è obbligatorio dai 6 anni in su, ma quest'anno c'è anche il controllo del Green Pass, cioè tutto il personale scolastico in servizio non può avere accesso ai locali della scuola se non dotato di Green Pass. Noi sappiamo che nella fascia di età che il nostro comprensivo abbraccia, noi non abbiamo bambini vaccinati, se non una piccola parte, perché il vaccino è stato consigliato dai 12 anni in su. Mentre per il personale scolastico c'è questa volontà, noi della Leopardi diciamo, abbiamo manifestato questo senso civico e quindi siamo in regola e questo è sicuramente un fatto positivo. Adesso con la scuola in presenza riprenderanno anche tutte le attività e i progetti extracurricolari? Alcuni sì, non tantissimi come negli anni precedenti, ma ci stiamo muovendo perché ci siano delle attività extracurricolari in sicurezza. Qual è il suo messaggio augurale agli studenti? È quello di invitarli alla speranza. Noi non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo lavorare tutti insieme in sinergia per portare avanti questo grandissimo progetto educativo che è affidato al mondo della scuola e per avere cura di tutti gli alunni, soprattutto di quelle frange di alunni che hanno bisogno di inclusione e che sono stati più penalizzati dal lockdown. Mi riferisco ai diversamente abili, mi riferisco ai ragazzi con problemi, i cosiddetti ragazzi con BES, con bisogni educativi speciali, ma anche a tutti quei ragazzi che hanno vissuto psicologicamente il dramma dell'isolamento e della chiusura col lockdown. Noi saremo attenti soprattutto a questi ragazzi,
e cercheremo di valorizzare, come facciamo da sempre, i talenti, diventando quello che un grande pedagogista dice, Corradini, gli esploratori dei talenti. Perché questo è il compito della scuola, capire le attitudini e valorizzare quelle di ciascuno.